Salve a tutti, sono Dorina e sono contenta di essere invitata di mia amica Adriana di presentare un libro sul suo canale. Ho scelto di presentare alcune considerazioni, impressioni che ho avuto io di un libro che mi ha colpito in modo particolare, il libro di Francesco Mani. Romei d'Occidente, una storiografia da riscrivere, contesto storico bizantino, antico e tardo, intera di Otranto tra XVI e XVIII secolo. Macerie soletane, elementi di magia colta e popolare nel substrato storico e antropologico di un Chorion greco-salentino e nella biografia del mago di Soleto Matteo Tafuri, con 9 interviste a anziani sul fenomeno della magia popolare. Come dicevo, è un libro che dovrebbe essere letto di tutti che si considerano parte di Salento. Il Salento è uno dei posti più incantevoli di Sud Italia, una terra ricca di storia e magia, che in Puglia ha dato vita a culture e tradizioni che risalgono alle antiche origini greche e orientali. Sono stata sempre incuriosita a conoscere e scoprire cose nuove, avendo origine comune. Qui in Salento ho trovato un infinito potenziale che sorprende con tante similitudini con la mia cultura e le tradizioni. Dopo aver letto il libro di Francesco, sono riuscita a fare più luce e chiarezza sul contesto storico bizantino e tardo intera di Otranto. Un libro molto denso, profondo, per chi vuole capire la vera storia e non quella che si trova nelle pubblicazioni anteriori. Una cosa che mi riguarda in modo particolare, la più rilevante differenza dogmatica tra chiesa cattolica e ortodossa, è la diversa concezione che hanno sulla processione dello Spirito Santo con l'aggiunta della formula del Filioque in Occidente, elemento dottrinale sempre considerato eretico delle chiese ortodosse. Qui ci sono riferimenti alla chiesa di Santo Stefano di Soledo, patria di Matteo Tafuri, una bellissima chiesetta che penso che tutti la conoscete, se no andate a visitarla, dove si trova la testimonianza a tal proposito nella parte superiore dell'abside. Nonostante le religioni diverse, il Salento è una terra di convivenza e accettazione. La conferma la troviamo sempre nella stessa chiesa di Santo Stefano, con l'affresco di Santi Antonio Abate e Nicola di Mira, nell'atto di benedire il primo alla maniera latina, il secondo alla greca. Interessante, e mi riguarda in modo particolare il termine Romania. I cittadini di lingua e cultura greca che facevano parte dell'impero bizantino, in latino venivano definiti romani, in greco romanoi e in oriente l'espressione imperium romanorum lasciò il posto al termine Romania. Una completa e interessante presentazione e descrizione della vita di Matteo Tafuri, che rappresenta una delle figure più affascinanti, intriganti nel panorama culturale tardo-rinascimentale salentina. Le 9 interviste a anziani di Soledo sono un condimento che arricchisce e approfondisce il libro. Sono testimonianze di vita di un pezzo di questa terra, raccontate con tutta dolcezza del dialetto salentino, tra l'altro molto simile alla lingua rumena. Tantissime similitudini con la vita, tradizioni e le credenze sulla magia popolare con quelle che mi raccontavano i miei nonni. L'immenso valore di queste testimonianze possa essere conosciuto tramite questo libro. A parte l'informazione molto precisa e impegnativa, non mancano le sfumature metaforiche che fanno scivolare la lettura.
Non mancano immagini molto significative e di valore che ci fanno consolidare le informazioni che apprendiamo. Le mie sono semplici considerazioni, però vi lo suggerisco di leggere perché merita e, come dice nella dedica, è dedicato a tutti coloro che nel proprio cammino materiale e spirituale inseguono la verità, distaccandosi dalla rassicurante visioni dogmatiche. Ripeto, mi hanno colpito molto le similitudini e è un bellissimo libro che merita. Grazie a tutti, ciao!